Questa questione perciò dell'unione della legge elettorale che consente una maggioranza parlamentare, consente anche a questo Parlamento di avere la maggioranza per i voti per eleggere i membri della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura, cioè abbiamo un sistema dove non ci sono più equilibri e divisione dei poteri. E questa cosa, già nell'articolo 17 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1793, diceva che un paese dove non c'è la protezione dei diritti e che non conosce la divisione dei poteri non ha costituzione, cioè una forma lapidare. E noi questa cosa l'abbiamo, ed è stata introdotta prima con l'elezione diretta del sindaco. Cioè qui appunto le mancate resistenze che sono state fatte al tempo giusto, che non sono state fatte e che adesso rendono particolarmente debole non solo per chi si oppone in Parlamento, ma anche nell'opinione pubblica che dovrà essere chiamata a fare il referendum costituzionale, che sarà chiesto da Renzi. Lui vuole un referendum plebiscito di confermazione, non è che la minaccia di fargli il referendum verrà sicuramente chiesto, e dove si dimostra tra l'altro l'inadeguatezza di questo strumento quando si tratta di cambiamenti della Costituzione che coinvolgono tanti articoli, sono più di 40 quelli messi in discussione. Il referendum lo posso fare su una singola parte, cioè io per esempio favorevole al monocameralismo dico va bene sia l'abolizione del Senato, ma quando ci sono insieme cose tra loro diverse il referendum conservativo è qualcosa che non va. Non solo, e con questo arrivo rapidamente alla conclusione, cosa si è scoperto in questa occasione dove non si è fatto nulla prima? Che dal 1971 si è fatta una riforma dei regolamenti delle Camere che non dà praticamente alle leggi di revisione costituzionale.